Bella a tutti ragazzi, un saluto da Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su The Town of Light. Allora, continuiamo la nostra bella serie. Dunque, eravamo rimasti in questa stanza, siamo nel reparto semi-agitate, dove abbiamo trovato appunto qua la lettera della madre di René che chiedeva appunto notizie della figlia, anche in modo abbastanza preoccupato. Quindi insomma abbiamo visto che la madre non era poi così cattiva come invece sembrava dall'inizio. Allora, dobbiamo trovare la stanza adesso di René. Allora, no, secondo me è questa la stanza, ma devo fare qualcosa qua. Prova a chiudere la porta magari. Ah, ok. Beh, non avevo capito. Ti mettevano la camicia di forza. Ti facevano la doccia gelata. Ti soffocavano con un telo. Ti legavano al letto. Mi legarono al letto. Una donna morì accanto a me, soffocata dal suo stesso vomito. Era legata perché non voleva smettere di masturbarsi. Ricordo i suoi rantoli. Io urlavo, ma nessuno veniva. Tutte urlavano lì dentro, tutte. Fu allora che vidi quella bambola. Ma non era Charlotte. No. Lei non è Charlotte. Ah, ci possiamo muovere, ok. Il passato che era come il presente. Quella bambola, quell'uomo, la vergogna. René era sempre più lontana dalla realtà. Come potrò mai sapere cosa accadde realmente? Come potrò mai ritrovare Amara, se non riesco neppure a trovare me stessa? Nuovo capitolo 9. Sì, vorrei saperlo anch'io perché si sta facendo particolarmente incasinata la trama. Allora, Monte Foscoli, 12 okay. novembre 1939. Cara figlia mia, apprendo con grande dolore quello che è successo. Il tuo trasferimento e le tue pene sono per me motivo di grande apprensione. Ci vuole pazienza, ma vedrai che andrà meglio. Ti cureranno e guarirai. Io prego tanto. Ogni giorno. Scrivimi spesso. Raccontami tutto e dimmi se hai bisogno di qualche cosa. Farò il possibile. Cerca di essere forte. La mamma. Questa è l'ultima lettera che scrisse. Una volta entrata in questo reparto, arrivò la solitudine. Dopo quella visita, non arrivarono più le lettere della mamma. Perché quell'uomo? Perché non venne lei? Ho sbagliato io, forse. Non sembrava che mi volesse abbandonare. Cosa ho sbagliato? Vorrei poterle rispondere di nuovo, ora, per cambiare le cose. Allora... Ah, quindi qua posso praticamente fare una sorta di lettera. È come se non esistessi. Fammi scegliere, mi spaventa così tanto. Ho paura che non riesco a una paura che non riesco più a capire, è tutto confuso. Ok.
Voglio più dire cosa mi succede, a volte non so più dove sono, loro mi odiano, lui mi odia, mi vuole uccidere, ma nessuno capisce, nessuno mi crede. La sera spero sempre di non dovermi più svegliare. No, facciamo questa. Così mi avrebbe ascoltata, forse. Mi risponderà. Le lettere venivano consegnate all'archivio. Loro si occupavano di spedirle. Sì, grazie a sta ceppa. Dove cacchio è l'archivio? Ok, qua c'è una sedia. Ah, vabbè, mi siedo e basta. Ok, no, direi che non è il momento di stare seduti. Qua c'è anche un bel teschio. Qua? No, qua me la fa solo vedere la radio. Archivio, archivio. Dove cacchio è l'archivio? Qua no. Cos'è che ce l'ha? Ah, no, il lenzuolo. Quando entravi in manicomio perdevi il diritto di possedere qualcosa. Tutto quello con cui arrivavi veniva impacchettato e messo qui, compresi i vestiti che avevi addosso, nel caso un giorno fossi uscita. Troppi però non uscivano mai. Ok, questo dovrebbe essere l'archivio, no? In teoria documenti. Sì, questo qua è l'archivio. Dovrebbe essere questo almeno. LM, no, è la T. Cara madre, ti prego, fammi uscire da questo posto. Mi spaventa così tanto. Avevi ragione, lo so, ho sbagliato, lo capisco. Mi vergogno tanto, sapessi. Ma ora mi saprò comportare bene, è sicuro. Ora andrà tutto bene e lavorerò, sarò bravissima. Tua figlia René. Ah, ok, quindi dovevamo ricomporre questa, non Questa evasa. lettera. Era la lettera di René, come era stata scritta allora. Ah, Non è ok. mai stata spedita. Perché? Esatto. Perché una cosa del genere? Ho ricevuto una vostra lettera, madre. Mi dite di avere pazienza e forza, mentre io ho solo paura e dolore. E voi non mi scrivete più. Vorrei che questo foglio potesse essere la mia anima. E raccontare quello che mi succede. I bambini mi vogliono uccidere. Tutti fanno finta di niente, mi dicono cosa devo fare. Io non riesco a capire. Sbaglio e loro mi fanno tanto male, sempre. Lei mi aiuta, ma me l'hanno portata via. Che cosa le hanno fatto? Voi me lo sapete dire? Mi aiuterete? Montefoscoli, 7 luglio 1940. Cara figlia mia, non ho più ricevuto tue nuove, nemmeno un rigo da mesi. Non sono purtroppo nelle condizioni di venirti a trovare, mancano i denari per il viaggio. Ti ricordi del signor Onofrio? Sarà prossimamente a Volterra per affari. Gli ho chiesto se gentilmente potesse chiedere al signor direttore di avere tue notizie. Spero quando tornerà di ascoltare belle novità che ti riguardano. Ma tu scrivimi. Lo so che sono stata dura con te, mi devi scusare, io non pensavo. Ti ho mandato col signor Onofrio una nuova bambola. Mi hai detto che l'hai persa e so che ci tenevi così tanto. Non è bella come la tua Charlotte, ma spero che possa darti ugualmente conforto. Coraggio, figliola. Vedrai che tutto passerà. La mamma. Montefoscoli, 12 ottobre 1940. Cara figlia, ho scritto due volte senza avere nessuna risposta. Aspetto ogni giorno una tua lettera con grande ansia. Il signor Onofrio è tornato, ti ha portato la bambola. Ti è piaciuta? Mi ha riferito che non è riuscito a parlare con il signor direttore, ma che ti ha potuto vedere. Prego per te ogni giorno. Anche Don Gino ha pregato per te durante la messa, domenica. Pensa che bello. Ho deciso, René. Ti riporto a casa.
Ho già scritto al signor direttore, gli ho detto che mi prenderò cura io di te. In questo momento mi trovo malata e non posso lavorare, ma guarirò presto, vedrai. E appena potrò affrontare il viaggio, ti verrò a prendere. Lo so che stai soffrendo tanto, ma resisti, ti prego. La mamma verrà a prendere René, vero? La mamma è buona, ma non sta bene. Ecco perché era venuto quell'uomo. La bambola. René avrebbe potuto giocarci aspettando che lei venisse. Ma René non l'ha mai avuta con sé. È una bugia della mamma? Sapeva di aver fatto del male a René? No, no, la mamma è buona. Quell'uomo l'ha portata. Lo abbiamo appena ricordato, non è vero? Era René che sbagliava. La bambola c'è, è sicuro. Forse è stata sequestrata come tutto e sarà chiusa qui, da qualche parte. Ok, quindi... Allora, abbiamo capito che quell'uomo lì che appunto ci siamo trovati di fronte ce l'aveva mandato la madre per avere nostre notizie, dato che insomma, questi bastardi qua del manicomio non consegnavano e non spedivano nessun tipo di lettera. Cos'è? Che scusate che ogni tanto sento rumori strani dietro le spalle. Allora, dobbiamo cercare quindi l'altra bambola che ha portato il tizio a trovarla. Mo. Dove cacchio sarà? Cos'è che era? No, niente, la finestra. Allora, vediamo se magari non è qua. Questo mi sa. E lassù? Aspettate. Allora. No. Tirati via. Ah, ok. Devo spostare la scala. Eccolo qua. Ora possiamo aprire il fagotto su quel tavolo, davanti alla finestra. Tavolo, tavolo, tavolo. Eccola qua. Visto? La mamma era buona. Io ero cattiva. La mamma si era preoccupata per René, per Charlotte. Charlotte, io l'ho abbandonata. L'abbiamo abbandonata. Ok, nuovo capitolo 10. Ah, c'è anche la nostra foto. Una foto con la mamma. Che guidi il tuo cammino e ti tenga lontana dal peccato, la mamma. Ok, questa è la nostra foto. Questo. René. 1926. Ok. Credo che non ci sia più niente. Va bene, allora. Cerchiamo Charlotte. Amo. L'abbiamo abbandonata. Ragazzi, Charlotte. Sarà sempre dove l'abbiamo lasciata, sotto le luci calde. Spero ovviamente di sì, perché se Charlotte non c'è, che si è alzata da sola e se n'è andata, ragazzi, io chiudo il gioco. No, è qua Charlotte, è qua. Sta bene, sta bene. Che succede?
Ho visto la siringa. Tira via sta siringa, rotto in culo maledetto. Non ho fatto niente. Ho solo obbedito. La mamma non ci lascia solo. Non ho fatto niente. Charlotte è andata via. La mamma ci piace. Charlotte ci vuole bene. Anche se siamo la mamma. Ho solo obbedito. Ci vuole bene. Non ho fatto anche se siamo Charlotte è andata via. Ho solo obbedito. Charlotte è andata via. Non ho fatto la mamma non ci lascia solo. Ci vuole bene. Ho solo obbedito. Anche se siamo non ho fatto Charlotte è andata via. Ci vuole bene. La mamma Charlotte è andata via. La mamma non ho fatto Charlotte ci vuole bene. Anche se siamo la mamma. Ho solo obbedito. Ci vuole bene. Non ho fatto anche se siamo Charlotte è andata via. Ho solo obbedito. Charlotte è andata via. Non ho fatto la mamma non ci lascia solo. Ci vuole bene. Ho solo obbedito. Anche se siamo non ho fatto Charlotte è andata via. Ci vuole bene. La mamma Charlotte è andata via. Charlotte è andata via. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Sta stanza non mi piace. Chi è? Che è stata fa? Ah, ho capito, mi sa che è l'elettroshock. Mi sa di sì. Ok, eh sì, era questo. Era l'elettroshock, c'ho ancora il fischio nell'orecchia. Ok. Quindi siamo tornati qua. Che cosa stava scrivendo quel dottore seduto alla sua scrivania? Ah, ok. Che cosa stava scrivendo? Bella domanda. Vediamo. 7 settembre 1938. Frequentemente l'ammalata si abbandona a recriminazioni con tono collerico. Stamane ha gettato il latte dicendo che c'era dentro l'urina, lo sputo e tutte le porcherie. Allucinata, sente parlare. La comandano. Racconta di aver sentito dei bambini che cantavano, prigionieri in una scuola. 20 gennaio 1939. Mutacica, intontita, non presta attenzione a nulla. Interrogata e stimolata, si mette a piangere e lacrimare. Altre volte ride. 1 giugno. Apatica. Si nutre poco e rifiuta di essere toccata. Non risponde. Trascorre il suo tempo nel parco, preferiscono le cuoche. Su una panca davanti alle cucine. 14 ottobre. Nuovamente impulsiva.
Stamane si è fatta dare due uova per farsi lo zabaione e appena avutele ha fatto volare tutto per aria. Eccitata, clamorosa, lievemente confusa, si spoglia. 8 dicembre. Contenuta a letto da 15 giorni. Umore elevato, tendenza ai motteggi e alle parole triviali. Fa delle risate clamorose. Onanismo. Le infermiere riferiscono che circa 2 settimane fa rimaneva nelle docce da sola e non voleva più venir via. Raccontano che quando l'hanno portata via, dopo le imprecazioni è trascesa a percosse e morsi. 2 infermiere sono state medicate. Da allora l'hanno tenuta legata. Trasferita a reparto semiagitate, dalle cure del dottor B alle cure del dottor C. Ero con Amara nelle docce. I miei ricordi mi spaventano. Non sono reali. Non sono reali, non è così? Di quale realtà stiamo parlando? Dottor C, note sulla paziente. Le anormalità del suo stato psichico l'hanno condotta a trascinare una vita irregolare, tendente alla delinquenza. Di carattere volubile e leggero, abbandona ad intervalli le sue occupazioni di casa per gettarsi sulla via della prostituzione d'occasione. Delinquenza, prostituzione. René. Sembra così strano e irreale. Non può essere vero. E Amara? Lei ci amava, ci direbbe tutto. Non ci nasconderebbe nulla. La sua deficiente mentalità la rende refrattaria ai richiami dei familiari. Ha manifestato l'intenzione di suicidarsi. Giunge ieri in reparto, agitatissima e clamorosa. Trattata con cardiazol. 2 iniezioni per settimana, per 5 settimane. Con le terapie cercavano solo di confondere. Dio, se ci riuscivano. Era come se la pazzia te la volessero mettere dentro loro. Allora, gestisce il potere. Questa è dura, ragazzi, anche perché qua davvero si mischiano 2 realtà completamente differenti e va a capire quella che è quella vera. Gestire quell'inferno in così pochi. Il fine giustifica sempre i mezzi per chi gestisce il potere. Sì. Dopo un lungo periodo di tranquillità e miglioramento, la paziente oggi è agitatissima e rifiuta violentemente la visita ginecologica. Impreca e maledice chi l'ha generata, trascendendo anche a percosse. La paziente, riferisce il dottor B, è sottoposta a periodico controllo da circa 2 anni, dopo aborto spontaneo avvenuto al 3° mese di gravidanza. Concepimento avvenuto a seguito di rapporti sessuali della paziente con uno sconosciuto introdottosi nel parco dell'ospedale, come riportato nella denuncia sporta alla questura di Volterra, allegata al presente diario clinico. Terapia elettroshock. Ecco come si nascondeva la realtà. Tutto ben studiato. Di quella René almeno. Perché nascondere? Non credo che avessero paura di te. Voi non contavate nulla per nessuno. 13 giugno. Proviamo questa. Ricevuta la lettera da parte della madre, riferiscono le infermiere, è entrata in stato di grande agitazione. Ha scaraventato la zuppa addosso ad un'altra ricoverata perché aveva il nervoso e ha dato un pugno ad un'infermiera, impulsiva e laceratrice. In visita inveisce con termini plateali, percuote e sputa. Bloccare la corrispondenza per evitare ulteriori ragioni di agitazione alla paziente. 20 agosto. Contenuta a letto. Le infermiere riferiscono che la paziente è agitatissima dopo la visita di un parente o amico di famiglia. Ancora dopo 2 giorni urla incessantemente che lui la comanda, che lei deve obbedire e farsi del male, e che no, lei non è Charlotte. Visite vietate. Contenimento a letto e intensificazione terapia elettroshock fino ad ottenimento risultati. Nessun contatto con l'esterno. In questo modo nessuno sapeva quello che succedeva dietro queste mura. Dunque, la miseria umana veniva gettata
infettata qui dentro e chiusa a chiave per permettere al mondo di dimenticare. Chiara qui dentro non era più un essere umano per la società, l'importante era solo farvi stare tranquilla. Non ricordi cosa succedeva quando arrivavano le lettere, come puoi giudicare? Chissà quali sofferenze ti risparmiavano. Sì, sicuramente questa, la B. L'importante era solo farvi stare tranquilla. Tranquilla, devi stare calma, non ti agitare. Ti facciamo stare calma noi. Solo questo conta. La tranquillità vale il prezzo di non vivere. In centinaia agitate, stipate in spazi inadeguati, tranquillizzarvi era essenziale per il vostro stesso benessere. Tenete che la vita non l'avreste vissuta comunque. Certo che no, ma così dall'esterno tutto sembrava più accettabile. 3 marzo. Esatto. Presente. Orientamento corretto. Interrogata risponde. Le infermiere riferiscono che la paziente è tranquilla, si lava e tiene cura di se stessa. Sostiene l'esistenza di tale Amara, una paziente che dice essere scomparsa da quando è in questo reparto. Nessun riscontro. Probabile allucinazione regredita. Valutare trasferimento. Amara inventata da me. Questo non è possibile, lei c'era. C'era, io lo so, lo sento. Devono esserci delle tracce da qualche parte. Ok. Possiamo cercare le sue cose in fagotteria, al primo piano. Ok, quindi devo dire che sta diventando veramente sempre più incasinato capire cosa è reale e cosa invece era frutto di un'effettiva pazzia. Che aspettate che volevo mettermi dove si stoppava magari la musica. Se si stoppava da qualche parte. Ok. E niente ragazzi, quindi che dire, proseguiamo con questa bella serie. Devo dire che la trama è davvero molto avvincente, insomma, sta prendendo delle insomma una piega veramente molto particolare, come ripeto, capire qual è la realtà effettiva e quale invece era la finzione fatta appunto da queste strutture per coprire poi queste violenze, cosa che, vi ripeto, io effettivamente so che c'erano, comunque sta diventando difficile. Bene, che dire, sono curiosissimo di andare avanti, spero che questa serie vi stia piacendo come sta piacendo a me, quindi se è così mi raccomando un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, vi aspetto anche su Twitch, trovate in descrizione tutte le informazioni, insomma il link per andare anche sul mio canale di Twitch, e vi ricordo anche che sia su Twitch sia su YouTube sono in diretta tutti i sabati dalle 13 alle 15. Quindi che dire, a questo punto da The Town of Light è tutto, noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay, ciao belli!